Stamattina a Palermo, in via Guardione, è stato ritrovato purtroppo un uomo deceduto, ancora non si sanno le motivazioni, un clochard, però sappiamo il nome, Franco Ferrante, trovato qui dai commercianti della zona che lo conoscevano tutti, era qui da 4 anni, adesso ascoltiamo le loro testimonianze. Io sono 3-4 anni che sono qua, lui viveva qua, fra qua e la piazza che c'è là. Un po' tutti lo aiutavamo, ma anche lui ogni tanto entrava in comunità, dopo riusciva, purtroppo beveva. Io dicevamo di non bere, lui smetteva di bere, dopo ogni tanto beveva. Stamattina si è accasciato, ma sabato scorso è venuto l'ambulanza perché era caduto, e ha chiamato l'ambulanza, dopo se lo stavano portando, invece non c'era bisogno, comunque era una routine, poverino. Però era una bravissima persona. Abbiamo diviso tanto assieme, eravamo nella roulotte. Poi lui è stato prima in comunità 10 anni, per me era un fratello. E lei abita ancora in questa roulotte? No, la roulotte l'hanno demolita. E perché l'hanno demolita? Perché dice che devono entrare al porto e devono toglierlo. L'hanno provata ad alzarla e si è aperta tutta perché aveva 10 anni. Al dormitorio non posso andare perché c'è il cane. E ora lei dove sta? La panchina, piazza 13 Vitti. E Franco invece stava qui sotto i portici? No, Franco stava pure là. Ieri sera si è con me, dice vado qua sotto i portici. Franco, ma non è che piove che te ne vai? Ma dammi compagnia qua a me. No, no, mi secca. Stamattina mi sono alzato, come di solito vado al bar a prendere un caffè. E l'ha trovato qui accasciato? Sì, c'è una persona. L'hanno scoperto ed era tutto gonfio, nero. Cosa faceva nella vita Franco prima di scegliere questa vita? Allora, Franco faceva l'indoratore, poi per problemi di vista non l'ha più potuto fare. Ha un cugino carabiniere e un fratello cuoco. E nessuno l'ha potuto aiutare economicamente? No, economicamente loro sono là fuori, non prestano servizio là fuori tutti e due. Ma la comunità di Biagio Conte non vi aiuta? Io ci sono stato da Biagio, sia qua in via Decollati che a Tagliavia, a tutte le persone. Quando passa, una volta un sorriso, ti riempie di gioia. Non è il fatto che mi dai una monetina per comprare un caffè o del mangiare, ma ti riempie di gioia. Ieri dovevano venirci a prendere alla casa di Aldo, c'era il pranzo di Natale, non si è visto nessuno. Ora dice che il 24-25 deve venire un'associazione. E allora facciamo un appello a tutte queste associazioni di non dimenticarsi di voi ora a Natale. Però vedi cosa c'è, altro che vengono qua, altro che vai nella mensa, mangi, reciti qualche brano, qualche poesia, stai in compagnia.